Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: mancano poche ore all'accensione delle luci nella casa del GF VIP 7, un concorrente è letteralmente esploso prima della serata inaugurale. Il conduttore Alfonso Signorini ha a lungo soffiato sul fuoco del gossip, disseminando i suoi social di indizi circa la composizione del cast per il GF VIP 7. L'apprezzato anchor ha reclutato una schiera di concorrenti potenzialmente esplosivi, essi prevedono già fuoco e fiamme in diretta su Canale 5. Uno di essi, l'ex tronista Daniele Dal Moro, ha nelle ultime ore compiuto una mossa assai azzardata: in risposta alla bufera di critiche, si è rivolto ai follower utilizzando toni davvero lapidari. Consapevole di finire a breve sotto la lente d'ingrandimento dell'intrattenimento mainstream, l'ex tronista ha replicato alle numerose accuse della rete, legate alla sua esperienza a Uomini e Donne. L'affascinante e ambito Daniele aveva l'abitudine di pesare le pretendenti durante l'evolversi del suo trono, attirandosi così un nugolo di proteste in odor di femminismo e body shaming. Il novello Geffino ha scelto di rispondere a tono con alcune storie di Instagram, offrendo al pubblico la sua verità sullo scottante tema. Per evitare di ricevere ulteriori messaggi stupidi, e soprattutto inutili, ora vi spiego una cosa, ha esordito Daniele Dal Moro. Quando ho fatto il tronista Uomini e Donne non ho pesato le ragazze perché mi interessasse il loro peso corporeo. E questo pensavo, sbagliando, fosse una cosa chiara anche al più stupido degli esseri umani. Bensì perché mi fecero una proposta, perché in un programma televisivo non è Daniele Dal Moro che decide quello che si fa o non si fa. Punta poi approfondito, l'idea iniziale, associata al fatto che la mia fisicità è spesso anch'essa associata ad una ricerca ossessiva compulsiva della perfezione fisica anche nei gentil sesso, era quella di far passare un bel messaggio in televisione. Nelle schede dei provini che mi erano state date c'erano peso e altezza. Chiaramente il problema che potesse passare un messaggio sbagliato sapevamo ci fosse, ma abbiamo voluto rischiare. Punto. Quello che non sapevamo, invece, era che di lì a poco ci sarebbe stata la pandemia globale, che avrebbe interrotto ogni singola ripresa. Punto. Le conclusioni di Daniele Dal Moro. L'ex tronista ha infine affondato: ora, io sono anni che mi prendo critiche e insulti gratuiti. E non mi sono mai lamentato, né ho mai fatto qualche tipo di intervista per chiarire questa cosa, perché chi decide di esporsi a livello mediatico si deve prendere onori e oneri, e poi perché chi mi conosce sa che sono una persona riservata. In sostanza non voglio nulla. Solo che non mi cai tilca o con sta storia, perché di porcate nette ho già lette a sufficienza. Il duro sfogo sembra aver chiarito definitivamente la sua posizione, ma siamo certi che il suo percorso al GF VIP 7 sarà tutt'altro che sottotono. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.